Se da un lato il Giorgione preferisce per il momento trincerarsi dietro un religioso e rigoroso silenzio, il Bassano dal canto suo condanna senza remissione gli incresciosi e deprecabili incidenti di domenica scorsa a Castelfranco nei pressi dello stadio, un quarto d'ora prima della sfida di eccellenza tra Giorgione e Bassano, vinta sul campo 2-1 dai giallorossi. La Digos di Treviso, che conduce le indagini, raffigura l'ipotesi dell'agguato, visto che aste, cinghie e cinture, di cui erano in possesso alcuni fra la trentina di ultra coinvolti complessivamente negli scontri, lascia intravedere un gesto premeditato nei confronti dell'opposta fazione. Il presidente del BFC, Fabio Campagnolo, stigmatizza l'accaduto, ribadendo che non c'è posto a Bassano per questo tipo di tifosi, mentre il club ieri ha incontrato una rappresentanza degli ultra per chiarire e fare piena luce su quanto successo. Di sicuro a breve arriveranno DASPO e provvedimenti verso i rei che saranno identificati. Intanto anche il leader del tifo organizzato del Bassano, Gian Antonio Bertoncello, a nome dei fedelissimi, deplora la rissa. 60 secondi di pura follia, perché così è stata da parte di 10-20 ragazzi, alcuni di Bassano, altri di Castelfranco, non possono offuscare un pomeriggio sportivo che è stato eccezionale, bellissimo, una giornata di sole, dove fra l'altro questo che è avvenuto prima della partita, durante la partita, non si è dato a vedere, e le due tifoserie si sono comportate bene, i cori sono stati ognuno a incitare la propria squadra, quindi poi vedere questo filmato che ha girato nel web mi ha particolarmente dato un enorme fastidio, probabilmente annebbiati anche da qualche birra in più, sono arrivati a mettersi le mani addosso. È una cosa che va condannata, soprattutto per la gente che è abituata ad andare allo stadio con i figli. Il Bassano Calcio ha preso le distanze, lo prendiamo noi tifosi bassanesi, noi fedelissimi.